Nella notte dei tempi, quando ancora l'avvicendarsi della luna e del sole era l'unico segno della scansione del tempo, l'uomo era arrivato nel nostro territorio giungendo dall'Europa orientale, forse. Era il paleolitico medio e in quel tempo il clima era ancora molto freddo e l'uomo viveva raccogliendo i frutti della terra e cacciando animali selvatici. In luogo di campi vi erano dei vasti acquitrini, quando delle tribù liguri, probabilmente perché la zona è a cavallo tra le tribù liguri e quelle etrusche, vi si stanziarono e cominciarono a lavorare la terra, mutando dei terreni incolti in splendidi campi di grano. Il cerchio delimitava il loro territorio all'estremità meridionale e là i Liguri fondarono una città, così come sul mare in riva all'Arno avevano fondato Pisa. La città che fondarono sulle rive del cerchio ebbe da loro nome Luca, probabilmente da Luc, località di palude. Era una città, come tante altre italiane, costruita sul fiume, per il fiume. E siccome al di là di quel naturale punto di confine vivevano gli Etruschi, possiamo ragionevolmente pensare che Lucca fosse l'estremo avamposto, il punto di contatto tra il mondo dei Liguri e quello degli Etruschi. I Liguri, dunque, hanno due città ai confini con il mondo etrusco: Pisa sul mare, Lucca sul fiume, più all'interno. Il fiume stesso pare avere nome etrusco, Aisar, che significa fiume sacro. Dal primitivo nome Aisar si passò, probabilmente, al diminutivo Aiserculus, forse perché il fiume doveva avere una capacità di portata ridotta, e infine si passò, tramite varie mutazioni fonetiche, a Aserclus, donde l'attuale cerchio. Probabilmente i due nomi erano insieme, trattandosi di due rami dello stesso fiume che presentano nomi diversi. Lucca non fu città etrusca, ma villaggio ai confini tra la Liguria e l'Etruria. Per questo motivo i romani, ai quali si può attribuire la strada che qui vediamo, pensarono di poterne fare un loro caposaldo, già fin dai tempi della seconda guerra punica, come ci tramanda Livio, secondo il quale il console Sempronio si rifugiò proprio a Lucca per sfuggire ad Annibale. Essendosi infatti ritirati i Liguri nei territori più a nord, Lucca, rimasta isolata in mondo etrusco, poteva essere più facilmente assorbita dal mondo romano. Nacque così la colonia latina di Lucca, vero proprio piccolo stato di circa 2000 km quadrati, che con Pisa si ribellerà a Roma ai tempi della guerra sociale e diventerà municipio, struttura tipica romana, nell'80. Di questo periodo ci rimane una cosa curiosa: il nome del cittadino più importante, tale Lucio Castronio Peto. Il più grande avvenimento di Lucca romana, che qui intuiamo nelle immagini, forse il più grande di tutta la storia di Lucca, è l'incontro che nell'anno 56 a.C., qui, ai confini tra l'Italia romana e la provincia della Gallia Cisalpina, Caio Giulio Cesare promosse con Pompeo e Crasso, incontro nel quale fu decisa la nascita del primo triunvirato, che avrebbe dovuto imporre il proprio dominio sulla Repubblica Romana. Si potrebbe addirittura far risalire a questo incontro il primo embrione del futuro impero romano. Crasso,
Si rivelò poi una figura incolore, assolutamente insignificante, al punto che il triunvirato era di fatto un dunvirato dei due personaggi che abbiamo visto in immagine, Pompeo e Cesare. Il contrasto successivo tra Pompeo e Cesare lasciò ben presto quest'ultimo unico detentore del potere reale. Lucca fu coinvolta nelle lotte dopo la morte di Cesare, tanto che dopo la battaglia di Filippo, di Filippi ci fu qui una colonia militare romana. L'importanza di Lucca nei primi secoli dell'impero è testimoniato da interessanti sculture mosaici. Nel giardino d'ingresso al museo di Villa Guinigi si trova questo mosaico bicromo, cioè di due colori, con tessere bianche e nere, che proviene da un edificio teatrale di Lucca. Al centro, su fondo bianco, compaiono le figure di un tritone in movimento verso sinistra e di una Nereide seduta in groppa. In questa immagine della Lucca romana si può notare come anche in Lucchesia, come in tutto il mondo romano, fosse vivo il culto della forma e della bellezza femminile. E si noti come c'era già un dominio dello spazio e della muscolatura. La datazione che è stata proposta per questo è dell'età di Adriano, cioè la metà del secondo secolo d.C. Dobbiamo notare che queste testimonianze dicono dell'esistenza di una terma romana, cioè dove i romani andavano a lavarsi e dove andavano anche come luogo di ritrovo, in questa colonia piuttosto marginale, ma che sta diventando sempre più importante come nodo stradale e nodo di vie di comunicazioni tra strade e fiumi. Ecco un altro segno di questa presenza. È il mondo della religione antica è collegata alla morte e al culto degli antenati, mani o penati, privati o pubblici. Qui abbiamo un'urnetta che contiene le ceneri con una splendida iscrizione che vedete. E l'iscrizione pare dire: agli dei mani per Iunio Catio Velox, Iunia Fillide sua moglie fece. Abbiamo così un'idea di culto dei defunti ed anche un'idea di splendida decorazione. Si può notare il tipo di epigrafi e di epigrafi nel corpus che raccoglie tutte le epigrafi, il corpus Iscriptionum Latinorum, ce ne sono molte di Lucca. Un altro monumento funerario romano è questo, che proviene dall'attuale chiesa parrocchiale di San Pietro a Vico. Si può ammirare qui il festone che si vede appena, sorretto da un putto, un bambino, diremmo noi, e un altro putto, il cui sembiante richiama il volto di Bacco, solleva in alto uno scudo recante al centro l'effigie di Bacco. Il festone richiama un esempio analogo che fa parte di un monumento aretino di età di Claudio. Potremo vedere qui, in questa immagine, un altro aspetto del culto romano presente a Lucca, il culto di Bacco, che doveva essere molto importante in queste regioni, tradizionalmente produttrici di vino. Come nell'altra immagine di prima, l'aspetto marino legato sia al vicino mare sia ai fiumi abbondantissimi. E qui ricordato il culto del tritone della Nereide, la più famosa delle quali era Tetide, la madre d'Achille. Ai culti tradizionali, questi che vediamo, l'impero aggiunse quello d'Augusto, che si unisce agli altri. Thank you.
Qui vediamo un'iscrizione trovata nel 1934 alla base del campanile della chiesa di Santa Giulia. È un frammento di architrave che ci dà il nome di tre maestri mercuriales, liberti che attendevano al culto d'Augusto. Abbiamo qui una prospettiva della città romana con i suoi sviluppi nelle epoche successive. La colonia romana era molto più piccola della città attuale e aveva il suo centro in San Michele in Foro. Si evidenzia la struttura della città con quattro porte. Più tardi si sarebbero chiamate San Gervasio ad est, San Donato ad ovest, San Frediano a nord e San Pietro a sud, e che erano unite da Decumani e Cardo Massimo. E le mura posteriori, le mura del 1500, fine 1500, inizio 600, quelle che cingono ancora la città. La differenza tra le due città la notate benissimo. Quella più scura è quella romana, e vedete Cardo e Decumano. Il centro era il foro. Tanto il centro era il foro che l'attuale piazza San Michele, che si chiama San Michele in Foro, sta ad indicare che il foro della città, il punto centrale, era questo. Il foro era dunque un punto d'incontro, di strade in primo luogo, poi anche di uomini e quindi di interessi. In altre parole, un mercato. Essendo però Lucca in quel tempo un avamposto militare, doveva essere necessariamente racchiusa da una cinta muraria. Per questo, quando fu costruito un anfiteatro, ciò avvenne fuori dalla cerchia. Vi ricordate di averlo visto prima, il segno dell'anfiteatro. Qui vi è anche il segno del teatro romano, che spesso noi dimentichiamo. Ciò che rimane a Lucca del teatro è ben misera cosa, questa che vedete, al punto che l'anfiteatro ne ha scacciato il ricordo nella mente dei più. Il teatro lucchese era costruito all'interno della città, su quella che ora è la piazza Sant'Agostino e le sue immediate adiacenze. La scena, anzi, si appoggiava alle mura romane. Abbiamo detto dell'anfiteatro e della sua localizzazione all'esterno della cinta muraria. Perché? Probabilmente, essendo Lucca una colonia romana di origine militare, era utile attirare gli abitanti dalle campagne circostanti, ma era anche prudente non consentire loro l'ingresso in città, soprattutto in occasione di spettacoli nell'anfiteatro, che erano quelli che piacevano di più ai romani. Era l'applicazione del classico panem et circenses, col quale le popolazioni liguri ed etrusche venivano attirate nella sfera romana e accomunato nello stesso tipo di divertimento. Nel teatro avevano luogo spettacoli di recite. Nell'anfiteatro, che qui vediamo, si svolgevano i giochi. Nel corso dei secoli questo monumento ha mutato la sua destinazione originaria, diventando base per abitazioni che sono state costruite. Noi vediamo qui l'uso dell'anfiteatro. I lucchesi, da bravi liguri, utilizzano tutto e non perdono mai nulla. Ricostruiscono anche delle case dove prima vi era un divertimento. Io credo che sia un unicum in tutto il mondo romano questa trasformazione dell'anfiteatro, di cui vediamo parti esterne. Thank you.
La forma perfettamente litica ci dice quanto popolari, come qui vedete, fossero le corse dei cavalli, per le quali l'ellisse era appunto la forma ideale. Le bighe procedevano in linea retta ed erano obbligate a curvare in corrispondenza dei due fuochi, qui ne vedete uno, dove erano poste le mete. Non abbiamo notizie certe per ciò che riguarda la datazione esatta della costruzione, ma dalla ricchezza e dalla quantità dei marmi in essa usati appare molto probabile l'attribuzione al periodo imperiale. Purtroppo manca completamente il muro perimetrale. Lucca, sin dai tempi di Roma, ha dunque un carattere di centro d'aggregazione di genti. Si può così veramente dire che essa, al pari di Roma, sia figlia della strada e di un fiume. Nel caso di Roma era la strada che andava dall'Etruria alla Campania e il fiume del Tevere. Nel caso di Lucca era la strada Clodia che andava dall'Etruria a Parma, passando per la valle del Serchio. E da Lucca si incontrava con la via Cassia, da Firenze all'Aurelia o Emilia Scauri per l'uni. La città, la strada, il fiume sopravviveranno alla caduta dell'impero romano. L'impero romano cade. La vecchia linea di demarcazione tra penisola e Gallia Cisalpina ritorna ad essere la linea di confine tra l'Italia e le regioni dove si stanziano i Goti, la linea Goti. Lucca e la Lucchesia, così come da gran parte dell'Italia, fu sconvolta dalle invasioni barbariche e da una serie di lotte e di guerre che qui vedete nell'immagine delle fiamme che tutto avvolge, la più importante delle quali è sicuramente la guerra greco-gotica. L'imperatore bizantino Giustiniano, che vediamo nella foto, nel 551 affidò la guerra in Italia al generale Narsete con l'intento di ricomporre l'unità imperiale romana, romano-cristiana, riconquistando l'Occidente occupato dai regni romano-barbarici. Le città della Tuscia accolsero come liberatrici le forze imperiali. Soltanto Lucca oppose l'estrema resistenza con una difesa che parve memorabile. Circondata da solide mura, con un perimetro di 2500 metri, una popolazione di 10.000 abitanti, Lucca rappresentava una solida piazzaforte, un importante nodo stradale. Verso la fine del 552 la città si arrese e Narsete lasciò il governo della stessa a Bono, duce della Mesia. È un mondo che finisce per far luogo a un mondo nuovo che inizia. È il Medioevo. Intanto la religione pagana classica è stata sostituita col cristianesimo. Anche a Lucca, come vedete, vi è un vescovo, prima ancora della caduta dell'impero d'Occidente. Si parla di un mitico Paolino, che alcuni vorrebbero discepolo di San Pietro, ma si sa di preciso che al concilio di Sardi nel 343-44 era presente un Massimo, vescovo di Lucca in Toscana. Il vero primo vescovo di cui abbiamo notizie, e doveva essere probabilmente tale quando arrivarono i Longobardi, è San Frediano. San Frediano era, secondo alcuni, e possiamo dar retta a questa voce, un monaco celtico
ed era stato eremita nella piana vicino a Lucca. I monaci celtici, irlandesi, viaggiavano, come vedete, a due, provenendo dal nord dell'Europa, e costituivano una forma di monachesimo primitivo e addirittura cercavano di rivivere il cristianesimo primitivo. Essi in Irlanda facevano vita comunitaria nei grandi monasteri. Partendo dai monasteri dell'Irlanda, passarono al grande monastero di Iona in Scozia, dal quale furono mandati a due, qualche volta anche a gruppi di 12, in Europa. In Europa possiamo citare alcuni dei monasteri più importanti. Possiamo affermare che San Frediano, qualche volta identificato con un filiano, sia il monaco irlandese sceso più a sud. Gregorio Magno ci dice che egli era arrivato a vivere eremiticamente nelle vicinanze di Lucca. Possiamo vedere i principali monasteri, quello di San Gallo, quello di Bobbio, che sono il segno della presenza celtica nell'Europa centrale. San Frediano salì al soglio vescovile in un momento difficile, perché chiamato dal popolo come Sant'Ambrogio e Gregorio Magno, e si occupa subito dei problemi che assillavano la città di Lucca, che qui vediamo, in quel periodo. Il problema più grave è dato dalle inondazioni del fiume Serchio. Il fiume Serchio aveva tre rami che portavano nomi diversi, ma i pericoli di inondazioni venivano da uno di essi che si trovava a sinistra della città, uno che aveva scarsità d'acqua, e un altro andava ad immettersi probabilmente nel fiume Arno. Il mondo medievale ci ha tramandato il racconto del grande miracolo del vescovo col rastrello, come qui vedete nella descrizione di Aspertini del 1508. In realtà, più che un miracolo, fu una grande idea. Quello cioè di deviare il Serchio in modo di salvare la città dalle inondazioni e di avere la possibilità di trarre presto dei rivoli d'acqua per consentire a Lucca di averne in abbondanza. Qui abbiamo della deviazione del Serchio un'immagine posteriore, ma vedete, prima si è visto il rastrello, ora si vede il tentativo di fascine per far passare l'acqua che sarebbe andato dietro al rastrello del vescovo. Tutto questo si fonda, naturalmente, su una leggenda medievale, riportata anche da San Gregorio Magno, che dice di aver saputo il fatto dal vescovo di Lugni. Questi affreschi si trovano nella chiesa dedicata a San Frediano, costruita dall'XI secolo in poi, che ci tramanda con queste bellissime immagini il mito. Intanto giungevano i Longobardi e avrebbero cambiato le cose di Lucca.
Dopo Lucca romana si passa alla Lucca medievale. I Longobardi conquistarono l'Italia settentrionale e, tra le altre, occuparono la città di Lucca. Furono l'ultima e la definitiva delle grandi invasioni barbariche in Italia. I Longobardi fecero di Lucca un ducato fin dal 570 e poi dovettero attraversare la Toscana per andare a Spoleto e Benevento, dove si formarono due ducati autonomi con Faroaldo e Zottone. Lucca è uno dei più importanti ducati toscani di cui abbiamo notizia certa. Siamo infatti informati di un ducato di Lucca, di Firenze e più tardi di Pisa, perché possiamo pensare che Pisa diventa longobarda molto dopo, e già il terzo re longobardo, Autari, si occupa, che qui vediamo a cavallo, si occupa della città di Lucca. Autari fu il fondatore della monarchia longobarda, in realtà colui che sposò Teodolinda per permettere ai romani cattolici di identificarsi nella regina cattolica come loro. Possiamo sostenere che Lucca, essendo vicina alla zona litoranea, dove per un po' vi sono ancora insediamenti bizantini, abbia una posizione fondamentale, perché dalla Toscana passano i collegamenti per il centro-sud, altrimenti interrotti dalla presenza dei bizantini. Qui vediamo delle fibule longobarde che ci ricordano che i Longobardi non furono così barbari come molti pensano. Contrariamente a quello che molte volte si dice, ci fu una cultura anche nel mondo longobardo. Come tutti i centri commerciali, aveva bisogno di denaro. Perciò si sviluppò una zecca, forse esistita anche prima dei Longobardi, che divenne però una delle più importanti del regno longobardo. Qui vediamo il lavoro del coniatore d'oro, perché ancora in tempo longobardo le monete sono quasi tutte auree e solo alcuni in argento, mentre più tardi l'oro diventerà raro e si avranno monete d'argento e di rame. L'utilità della zecca è connessa ai traffici che i mercanti avevano nel mondo franco. Abbiamo notizie certe della partecipazione di mercanti longobardi alla fiera di Leone in Gallia nel 628. Abbiamo qui delle monete antiche del periodo forse precedente alla stessa Lucca longobarda, e la più interessante è quella che ha ancora il segno di Luca Flavia, mentre dall'altra parte c'è l'immagine del duca. Sono monete apparentemente molto rozze perché fatte a mano. Naturalmente
la zecca continuò anche dopo la fine del periodo longobardo. E qui si possono vedere monete anche più tarde. Naturalmente, la moneta non sarebbe stata utile se Lucca non fosse stato un luogo d'incontro e di scambi, e proprio da questo le deriva il suo carattere commerciale, aiutata dal fiume, ma soprattutto dalla strada. Importantissimo è ricordare che Lucca fu sede di una grande scuola scrittoria ecclesiastica, collegata sia alla presenza del vescovo che a quella del duca. Qui abbiamo uno dei frutti di questa scuola, cioè un manoscritto noto come Codice 490 dell'archivio arcivescovile, che è un vero e proprio libro, ma lo potremmo chiamare antilibro. Codice è un nome tecnico per indicare un volume di questi manoscritti che ci vengono dall'antichità, e questo è stato studiato dal grande studioso Schiaparelli. È una biblioteca viaggiante in miniatura, poiché in un momento in cui non c'era la stampa era necessario raccogliere scritti di tipo diverso. Si passa da un tipo molto elegante, come quello che avete visto prima, a scritture corsive di tipo notarili. La funzione di un notaio è fondamentale, perché è di rendere stabile una proprietà, e ciò ci dimostra le due funzioni della cultura in questo periodo. Prima, quello di permettere la diffusione delle pratiche religiose, e in secondo luogo, tramite appunto le scritture notarili, quello di sapere a chi apparteneva una proprietà, mobile o immobile, collegata all'attività commerciale. Interesse pittorico. Questa è un'immagine molto importante per la chiesa. Il buon pastore che si prende la pecorella e se la porta all'ovile. Questa immagine proviene dall'Evangelo e introduce un elenco genealogico. Si può notare che, a parte la notissima parabola cristiana del pastore e della pecorella, si hanno qui due uccelli sugli angoli e dei fregi di natura geometrica. Il gusto per l'allegoria, come per le raffigurazioni di animali, sono una costante di questo periodo.
vi è anche una certa ricercatezza nelle lettere che voi avete visto. Qui l'immagine ci appare tutta intera. E qui invece leggiamo incipiunt, cominciano le genealogie. È notevole vedere che, come a Lucca, anche a Pavia e in altri centri del dominio longobardo, ci sono questi fregi, queste figure di uccelli, che ritornano costantemente, quasi come una persistente unità della pianura padana e della Toscana. A parte il codice che abbiamo esaminato, vi è qualche piccolo residuo medievale dell'età longobarda e poco posteriore come questa, derivata dalla chiesa di San Concordio. Vi sono animali fantastici. E soprattutto a sinistra avrete visto il famoso unicorno. Qui si vede un pezzettino d'unicorno, mentre in alto vi sono due colombe e il centro, come sempre, è occupato da una croce. L'unicorno che qui vediamo meglio. E qui abbiamo invece un'impressione totale di tutta l'immagine. Un altro braccio di croce abbiamo da questo ritrovamento di oscura provenienza, dove però si ritrova la colomba e il fiore che abbiamo visto prima nelle monete lucchesi. Qui abbiamo un'iscrizione dovuta a due coniugi longobardi, Ildebrando e Ferelapa, che danno una testimonianza della loro pietà. È infatti comune in quel tempo consacrare delle chiese con i soldi privati, ed è interessante che venga da fuori Lucca, in uno dei tanti romitori che ornavano le strade che si incontravano in città e servivano di ospizio ai pellegrini. Longobardi il grande merito di aver ripristinato e rimesso in ordine la via Romea, che da Pavia portava il Longobardo a Roma, divenendo importantissima per i pellegrini. Più tardi questa via cambierà nome in Francigena, perché non collegherà soltanto con Roma, ma avrà il compito precipuo di collegare tutta l'Italia via terra con la Francia, dal momento che la via del mare era in mano agli arabi. Questa via Francigena ha in Lucca, città fortificata, il suo punto centrale. Di qui la necessità di creare ospizi per i pellegrini, che serviranno poi anche per i mercanti. Gli ospizi sono di solito ogni 7-8 chilometri sulla strada che da Roma, attraverso Siena, poi Poggibonsi, Castel Fiorentino, San Miniato, Fucecchio, Alto Pascio, porterà fino a Lucca. Ad Alto Pascio la strada era circondata dalle paludi
in cui era facile perdersi, di qui la necessità di creare più tardi la torre che con la sua campana, la smarrita, chiamava salvezza ai viandanti. La funzione di Lucca si identifica sempre di più con la strada ed il pellegrinaggio. I Longobardi, avendo potenziato anche le mura di Lucca, hanno aumentato questa funzione di centro commerciale sulla strada e sul fiume. Il fiume era ormai regolato con il cosiddetto miracolo di San Frediano. La strada aveva in Lucca il suo punto di raccordo e qui nascono le future fortune della città. Dovremmo anche pensare al momento in cui si parla alla funzione poderosa di questa strada che portava al passo della Cisa, come allora si diceva, o di Monte Bardone. Oggi, nella nostra società piena di tanti mezzi di locomozione, la funzione di un fiume ed una strada così intimamente legati come sono per Lucca il Serchio e la Via Francigena può sembrarci strana, ma in quel periodo questa esercitò una funzione religiosa, culturale, sociale di primissimo ordine. Si utilizzarono, naturalmente, anche tratti delle antiche strade romane, che qui rivediamo in funzione, ma il mantenere la via Francigena fu la grande fortuna della Lucca Longobarda prima, della Lucca Carolingia poi. Pellegrini partivano di qui per Roma o per imbarcarsi a Brindisi o per tentare da Luna, da Luni e da Pisa il viaggio d'Oriente, perché il pellegrinaggio classico di questi secoli è e rimane quello al Sacro Sepolcro di Gerusalemme. Sono questi i periodi in cui si sente il bisogno di portare anche a Lucca le reliquie che rari pellegrini che riescono a tornare portano da Gerusalemme, sentito come il mondo futuro escatologico contrapposto a questa società così grama in cui si vive e si viveva. Possiamo anche aggiungere che il nome di alcune delle chiese del periodo longobardo ci evocano la funzione di Lucca sul mare. Ai Longobardi dobbiamo una cattedrale di San Giovanni e Santa Reparata, esattamente come a Firenze, e ai Longobardi una chiesa di San Mamiliano. È interessante notare che il culto di San Mamiliano, che per il Mancini è bizantino, è in realtà legato al monastero di Montecristo. Un certo monaco Mamiliano, scappato da Palermo coi suoi seguaci, era arrivato a Montecristo e aveva creato lì una specie di fortezza per annunciare alle coste della Toscana l'arrivo dei saraceni. Quando arrivavano gli arabi, le navi dei monaci di Montecristo annunciavano in anticipo l'arrivo. E non è strano che la capitale della Toscana, Lucca, abbia un altare a quello che più tardi venne sentito come il protettore della libertà dei mari e delle coste dai predoni musulmani. La funzione di Lucca nella via Francigena è così importante
essendo proprio a ridosso delle montagne della Garfagnana e della Lunigiana, cioè l'ultimo pezzo di pianura a metà strada tra le paludi e le montagne. Era chiaro che per il pellegrino, che qui si fermasse, era difficile attraversare la palude, più difficile ancora attraversare in certi mesi dell'anno la montagna, e doveva fermarsi a Lucca a ristorarsi. Questa può essere una delle ragioni per cui tante memorie e tante reliquie sono giunte a Lucca, e probabilmente la presenza di tanti pellegrini e mercanti è proprio la ragione per cui a Lucca arriveranno delle immagini sacre, come per esempio il ben noto volto sacro.